Salve care amiche e cari amici, qui vi saluta ancora una volta il vostro Santen Chan. Mi scuso con tutte e tutti voi se i video che faccio non sono di ottima risoluzione, ma io devo filmarmi amatorialmente perché anche se faccio video per YouTube da quasi 4 anni sono disoccupato. Comunque, passiamo al tema del giorno. In 3, 2, 1. Il tema del giorno è che oggi si è commemorato il giorno contro la violenza di genere, cioè contro la violenza sulle donne, che subiscono le donne in tutto il mondo. Ed è un qualche cosa raccapricciante, raccapricciante che le donne vengano malmenate, violentate, picchiate, mutilate, assassinate da parenti, familiari, amici, eccetera. Comunque è anche un sintomo di come la società odierna in tutto il mondo si è sempre più violenta, perché aumenta non solo la violenza di genere contro le donne, ma anche la tolleranza contro i cosiddetti diversi, cioè l'intolleranza, volevo dire. Basta, adesso se mi sbaglio a parlare non taglio più il video. Aumenta l'intolleranza nei confronti di quelli che sono diversi, aumenta la violenza contro gli anziani nei geriatrici, nelle case di cura, aumenta la violenza contro i malati, aumenta la violenza negli asili nido contro i bambini piccolini, aumenta la violenza negli ospedali contro gli ammalati, aumenta la violenza, si dilaga in tutte le società moderne contro tutti, non solo contro le donne. Quindi, che conclusione trarre da questa commemorazione che si è svolta oggi contro la violenza di genere? In un mondo dove c'è sempre più intolleranza verso i diversi, sia per orientazione sessuale che per orientazione religiosa, idee politiche, che bisogna attraverso la civiltà, l'educazione, ma anche il rispetto delle leggi, reprimere o castigare ogni forma di violenza. Certo, la violenza contro le donne, contro le mogli, contro le madri, contro le amanti, contro le figlie, gli abusi, l'infibulazione, che ogni anno milioni di donne sono infibulate nel mondo musulmano, anche se non è una pratica religiosa, in molti paesi musulmani si mutilano le donne, si mutilano dei loro genitali, delle labbra, si tagliano e che è una cosa dolorosa che può anche portare alla morte delle giovani ragazze. Quindi, come dire, qual è la nostra responsabilità, perlomeno per quanto ci compete in Italia come cittadini, per arginare non solo la violenza di genere contro le donne, che poi è un qualche cosa terribile e dalla quale si possono difendere ben poco o per nulla, perché hanno già i loro carnefici in casa, mariti, padri, zii, nonni, fratelli, amanti, sposi, figli. Ma è un fatto questo giorno che ci deve fare riflettere su come tutta la società deve essere migliorata, perché ci sono tante violenze di genere, non solo contro le donne, ma anche contro i diversamente orientati sessualmente parlando e le diversamente orientate sessualmente parlando, gli anziani, i bambini, gli ammalati, i soggetti fisicamente deboli, gli invalidi,
E quindi gli stranieri, quelli che non riescono ad adattare, gli emarginati, i poveri, i soggetti deboli che magari sono sfruttati per una ragione o per un'altra, perché sono poveri, perché non sanno parlare un idioma, perché si considera che appartengono a un sesso debole. E io sento che invece di perdere sto cazzo di tempo intentando cambiare una costituzione che se non ha funzionato bene perché nessuno fino adesso l'ha voluta rispettare alla lettera, che la Costituzione per applicarla deve essere rispettata alla lettera, invece di perdere tutto sto cazzo di tempo a cambiare, a riformare la Costituzione e poi a fare un referendum, perché non si fa qualcosa contro le violenze, le varie violenze di genere a cui siamo sottoposti tutti i giorni in Italia e in Europa? Gli anziani, i bambini, i giovani, le persone sul luogo di lavoro che le ricattano. Se tu non accetti un soldo basso e di lavorare precariamente, te ne vai perché assumiamo un altro. Quindi anche la precarietà nel lavoro di soggetti che non possono trovare altre fonti di sostentamento è una violenza di genere. Anche la violenza lavorativa di soggetti che non hanno un potere contrattuale e di negoziazione forte è una violenza di genere. E i sindacati in Italia che hanno tradito i lavoratori per mettersi pappa ciccia con le multinazionali e con le oligarchie dell'industria e delle banche fanno una violenza di genere. Perché ormai è da mo' che i sindacati non rappresentano le reali esigenze dei lavoratori e si sono costituiti come partiti politici. Quindi anche, pensate bene, la violenza di genere sui disoccupati, sui lavoratori, sulle donne, sui bambini. Bisogna cambiare la nostra società. Altro che cambiare la Costituzione, che era garante, se applicata alla lettera, di combattere tutte queste violenze. Quindi io vi invito a votare no al referendum costituzionale a dicembre, perché dicembre 2016 che viene, perché non cambierà molto cambiare la Costituzione se poi la nuova Costituzione non la si rispetterà come non si è quasi mai rispettato la vecchia Costituzione. Piuttosto, per combattere la violenza di genere contro le donne e contro tutte le altre categorie, disoccupati, occupati precari, orientati sessualmente in modo diverso, vecchi, ammalati, marginati, poveri, bambini, studenti, e chi più ne ha più ne metta, bisogna rispettare la Costituzione della Repubblica Italiana che avevamo ed era garante di tutte le persone che possono essere soggette a violenza. Allora, con questo mio contributo nel giorno della violenza di genere, che dovrebbe invece essere chiamato il giorno della delle violenze contro vari generi, perché non sono solo le donne soggette ad abusi e maltrattamenti, ma anche gli anziani nei geriatrici, i bambini negli asili nido, i piccolini. Insomma, questo è stato il mio contributo al giorno che dovrebbe essere delle violenze dei generi, dei marginati, dei poveri, dei disoccupati, dei lavoratori precari, degli sfruttati sul luogo di lavoro, eccetera. Il vostro Santen Chan vi lascia perché volevo fare un video breve e mi raccomando, scusatemi se il formato non è ideale del video, però il fatto è che io sono disoccupato e ho le cose che ho per filmarmi. Poi un'altra cosa, se avrete degli argomenti da propormi, mi raccomando, fatemelo sapere commentando sotto il video, dicendomi gli argomenti dei quali vorrete che io parli. Di libri, di cinema, di quello che vi pare. Prossimamente vorrò fare altri commentari letterari, che ho l'angolo della letteratura, ma non ho commentato molto ultimamente.
Allora, arrivederci dal vostro Sant'Enchan, grazie di seguirmi e mi raccomando, non lasciate di farlo. E per quanti mi vedono per la prima volta, guardatevi tutti i miei video, mi raccomando. E poi, se volete, io passerò per i vostri canali. Commentate questo video, in modo che io so, chi mi segue e magari passo a vedere il suo canale. Ecco, guardate i miei video, mettetegli like e poi commentate ogni mio video, quello che vi viene in mente, quello che vi ispira. Così io so chi mi guarda e gli vado a guardare il suo canale, gli commento i suoi video, gli metto like. È una specie di collaborazione. E commentate i miei video, mettetegli like e io farò altrettanto con i vostri video. Li andrò a guardare e gli andrò a mettere like. E se vi iscrivete al mio canale, io mi iscriverò al vostro. Arrivederci dal vostro Sant'Enchan e ciao. Un saluto al mio amico Cronos, The Trigger. Ciao.